invoca interventi sul suo territorio da parte del consorzio di bonifica dell'agro nocerino sarnese, il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo. Se venissero garantiti interventi, ha detto, per i cittadini sarebbe meno dura pagare il balzello. Io comincio a pensare, ormai dopo quasi 5 anni di mandato, che la gestione del territorio diventerà la vera grande emergenza del nostro futuro. Il territorio veramente adesso dà i segni della devastazione, dà i segni dell'incuria, del fatto che un territorio che era nato con una morfologia e con una conformazione di un certo tipo è stato piegato a servirci in altre funzioni. Laddove prima c'era un canale di raccolta delle acque, adesso c'è una strada, laddove prima c'era un decorso naturale, diciamo, delle acque montane, adesso magari c'è un sistema di collegamento di strade asfaltate o di mancato scavo, di mancata manutenzione, è cambiata pure l'economia dei nostri paesi. Questo significa che, ma non solo col consorzio di bonifico, ma con tutti gli organi preposti, diciamo, che non sto qui a citare, dall'Arcadis, lo stesso consorzio di bonifico, il genio civile, ma tutti coloro che sono preposti al controllo del territorio. Davvero bisognerà fare un'idea, progetto condivisa per il recupero di questo territorio. Nel frattempo però bisogna garantire sicurezza. Ma davvero bisogna essere operativi. Le dico una cosa, noi per esempio già un anno e mezzo fa, per quanto riguarda il mio comune, noi abbiamo presentato un progetto di sistemazione dell'intero bacino idrogeologico del paese per un importo di quasi 17 milioni di euro, nella speranza che anche a sezioni questo tipo di intervento potesse essere finanziato, diciamo, perché solo attraverso un intervento massiccio, ma anche coordinato con gli altri comuni, noi possiamo uscire da questa situazione. Quando poi al consorzio di bonifica, mi preme dire, già quello, il balzello che i cittadini pagano è un piccolo balzello che non sopportano. Se almeno avessero la consapevolezza che queste piccole somme che vengono a loro prelevate, diciamo, vengono fatte per un sistema che oramai non ha più ragione d'essere, perché che dobbiamo più bonificare in un territorio che è cambiato in questo senso? Ma se fossero usate, diciamo, per un sistema integrato di manutenzione, di piccola manutenzione territoriale, di alvei, di canali e così via, è evidente che, diciamo, anche, diciamo, l'aspetto politico di questa situazione sarebbe sicuramente più accettabile e avrebbe un senso pure il consorzio di bonifica. Poi ci sono situazioni molto più gravi, come quelle che interessano comuni come Scafati, San Marzano, Angri e così via, dove davvero qui il consorzio cosa potrebbe, insomma, garantire in queste ore? Lei ha sollevato e sollecitato interventi su alcune criticità. Per esempio, io posso dire che gli interventi del consorzio sul mio territorio sono rarissimi e sono stati proprio pregati e ottenuti in ginocchio, letteralmente, nel senso, cioè, che un sindaco, ma non è accettabile che un'attività che dovrebbe essere in qualche modo costante, perché ci sono aree che sono nella responsabilità del consorzio di bonifiche, non possono essere andate a negoziare di volta per volta perché c'è una situazione emergenziale. Io so che ho delle emergenze sul territorio, in alcune postazioni periferiche al centro abitato, e mi sa che dovrò trovare da solo le risorse per fare attività di scavo, di manutenzione, di ripresa degli alvei e tutto il resto, al di là di quello che stiamo facendo poi con i fondi regionali già da un bel po' di tempo.